Buongiorno ragazzi, io come al solito ho questa bellissima abitudine di iniziare i video quando letteralmente mi sono appena svegliata e questo è il risultato. Comunque adesso vado a prepararmi e anche in velocità perché devo andare a fare l'extension. Perché sto dicendo cavolate? Non faccio l'extension, vado a fare il lash lift alle ciglia e ho appuntamento tra pochissimo, quindi è letteralmente il caso che io mi dia una mossa. Qui c'è Gatto Denver, buongiorno Gatto Denver, tutto bianco e un po' arancione, sei tu. Dovete sapere che Gatto Denver ha un po' di tartaro sui denti, quindi devo portarlo dal veterinario, ma niente di che. Però tu hai sempre avuto problemi ai dentini, sempre. Sempre problemi ai dentini, questo gattino tutto bianco. Invece la gatta niente. Andiamo a vedere dove è la gatta. Andiamo a vedere. Gatta! Gatta stellina! Oh, gatta stellina! Prima stava là e adesso sta qua. Buongiorno, la mia scoiattolina. Sì, lo so che tu sei tanto geloso, lo so, ma devo carezzare anche la gatta stellina un po'. Ti pare, gatto Denver? No. Ciao, scoiattolina, sei bellissima. Bene, andiamo a prepararci. Mamma mia, ma che capelli ho! Ho fatto la cheratina ieri e quindi non posso lavarli per 3 giorni, non posso piegarli, quindi zero elastici, zero cerchietti, zero forcine, zero niente. E non posso bagnarli e in più ho i soliti riflessi viola, che voi mi dite che mi stanno così bene, che dovrei lasciare i capelli sempre così, però io non so perché, non riesco a vedermici con questo colore, boh, non lo so, forse un po' troppo... Quasi scuro, boh, non lo so, non lo so. Comunque, anche il fatto che io mi filmi così in questo stato non è proprio il massimo. Quindi, ci vediamo tra un po', quando sarò un pochino più decente. Sono quasi arrivata da Daniela e il tempo è terribile. Tra l'altro, mi sono vestita in super velocità. Non ho messo gioielli, orecchini, niente, perché non volevo arrivare in ritardo. E sono praticamente ancora nel mondo dei sogni. Risultato finale ragazzi, adesso ve lo faccio vedere anche meglio qui da vicino, a parte i miei occhi che sono super arrossati la mattina, ma wow, sembra che abbia il mascara ragazzi, super super felice. Eccomi a casuccia e tra l'altro ho ricevuto anche un avviso, sono passati a consegnarmi un pacco però non mi hanno trovato in casa, mannaggia. E Gatto Denver è molto felice che io sia tornata. Ciao, un piccolo mattino tutto bianco. Ma sì, tu sei tutto bianco, un po' arancione. E un poco poco arancione. Gattino tutto bianco lui. Ma quanto chiacchieri Gatto Denver. Oggi particolarmente sei come un leoncino. Ma sì, mio amore mio. Tra l'altro mi chiedete sempre in tantissimi dove vado a fare... Se non mi impappero, dove vado a fare le ciglia? Io ve lo dico spesso, però mi rendo conto che magari spesso menziono che faccio il lash lift, eccetera, che sarebbe la laminazione ciglia, però non vi dico sempre dove vado. Ragazzi, io vado da Daniela Studio, che è appunto qui a Trieste, è in via San Francesco, e basta che cerchiate Daniela Studio Ciglia Trieste. Su Google vi escono tutti i suoi contatti, comunque vi metterò magari io qua sotto nel box di informazioni il link al suo Facebook e al suo Instagram, potete contattarla da lì, lì comunque trovate il suo numero di telefono se volete contattarla per appuntamento eccetera eccetera, è bravissima e io, cioè, non so se si riesce a capire, ma ragazzi le mie ciglia sono lunghissime, folte, vabbè ovviamente sono piegate ma sono anche super super nutrite e quindi diventano anche più forti e più spesse e sono molto molto felice di questo lash lift. Gatto Denver, ho capito Gatto Denver, sei il gattino più bello di tutto il mondo. Sì, bravo, bravo, bravo. Sì, lo so, sei solo tu, gattino più bello. E poi c'è la gatta più bella. Il gattino e la gatta più bella.
Ma sì. Comunque sono molto molto felice di aver abbandonato le extension che erano un pochino troppo finte, forse un po' troppo esagerate. Sono molto più contenta così con le mie ciglia naturali, però appunto più folte e più incurvate. Quindi se state facendo ancora l'extension alle ciglia o se mettete le ciglia finte ogni giorno, fateci un pensierino alla laminazione o alla lift, come volete chiamarlo, perché per me è stata una super super scoperta. Naturalmente se non siete di Trieste non vi consiglio per forza di venire fino a Trieste per andare da Daniela, però se trovate qualcuno che è bravo così come io mi trovo bene con lei, è veramente super super super. Comunque oggi in realtà non posso truccarmi per 24 ore perché, cioè, in realtà non devo bagnare le ciglia per 24 ore, quindi io potrei, Gattodeva non mi molla, quindi io potrei truccarmi ma poi non dovrei struccarmi per 24 ore, quindi oggi farò un trucco super leggero, farò penso solo la base e forse le sopracciglia, una cosa del genere. Adesso in realtà volevo andare a mangiare il panino che mi è rimasto da ieri sera e così approfitto, rispondo anche a qualche domanda e menziono qualcosina rispetto appunto, perché da quando vi ho detto della mia separazione eccetera ci sono state diverse speculazioni e quindi che capisco, anche se non mi sono piaciute, però capisco e quindi volevo insomma soltanto menzionare qualcosina. Questo è quello che mi è avanzato dalla cena di ieri, un pezzetto del panino con wurstel e formaggio e poi crocchette di pollo, no, crocchette di patate e una mozzarellina. Tra l'altro notare quanto è carina la mia nuova cover con le orecchiette da gatto, io la adoro. Sì, gatto Denver, ho capito, cioè io non posso fare altro, non posso firmare nient'altro, solo te, ho capito, questo mi è chiaro, ma da mo mi è chiaro, sai, giusto per puntualizzare. Sì sì, lo so, comunque ve l'ho fatta vedere anche su Instagram, mi avete chiesto in tantissimi dove l'hai presa. L'ho presa su Amazon, se non sbaglio, o su eBay, adesso mi sta venendo il dubbio, credo su Amazon, e avevo scritto una roba tipo pink cover iPhone X, perché in realtà è una cover per l'iPhone X, ovvero l'iPhone 10, ma da quanto ne so, ciao, tutte le cover per iPhone 10 vanno bene anche per l'iPhone 10S, almeno io due ne ho preso per l'iPhone 10 e vanno benissimo anche per il mio iPhone 10S, quindi sì, appena l'ho vista rosa con le orecchiette da gatto non potevo non prenderla, devo ancora attaccarci il pop socket dietro però, perché una volta che ti abitui con il pop socket non riesci più a farne a meno, è comodissimo. Abbiamo finito? Ah, ok, non proprio, ok, qui c'è il suo Cat Activity, vero? Guarda che pancia che c'hai! e quindi niente, adesso mi scalderò queste due cosine. Eccolo il mio pranzo tristissimo, un pezzo di panino e due crocchette di patate e una mozzarellina, e vado ovviamente a scaldarlo nel microonde. No. Minuto e mezzo basterà, speriamo. Il gatto Denver non mi molla, tra l'altro. Ok, piatto misero, però almeno caldo. E cosa faccio? Una specie di mukbang dentro nel videovlog? Facciamolo, quindi momento mukbang. Allora ragazzi, in realtà volevo ringraziarvi, l'ho già fatto, però ci tengo davvero a ringraziarvi per la maturità che avete dimostrato quando vi ho detto della separazione eccetera. Vi ho chiesto di darmi insomma del tempo, comunque di capirmi se non me la sento magari di rispondere alla maggior parte delle domande, perché comunque è una cosa che io vivo in prima persona e non la guardo, no, per dire, come voi su YouTube, ma io le vivo le cose, quindi... Oh, il cavalletto sta cadendo. Quindi non è così semplice poi per me magari parlarne in questo periodo, e voglio ringraziarvi tanto 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 perché avete dimostrato voi, proprio la mia famiglia ha dimostrato una maturità che io vi giuro non mi aspettavo, perché non avete insistito, mi avete capito, mi sono arrivati tanti di quei messaggi di solidarietà, mi siete stati vicino, e non parlo proprio del solito messaggio Nicole
non lo so, ma mi avete, cioè, non so come spiegare, non è un solito messaggio, ma per dire, mi avete mandato dei messaggi che hanno, sono andati oltre quello che mi aspettavo, sì, qui c'è Gatto Denver come al solito, di un affetto, proprio, so che mi volete bene e io ne voglio voi, e anche se non ci siamo mai visti dal vivo, ragazzi, noi lo sappiamo che è così, voi mi capite e io vi capisco, e questa è una cosa... speciale, sì, scusate, questo cavalletto non ne vuole sapere di stare fermo, continua ad aprirsi, la videocamera cade, ed è, insomma, mi avete stupito in positivo e mi state vicino, ne avevo bisogno e vi ringrazio tanto tanto tanto, perché il vostro supporto, anche se è via internet, non mi interessa niente quello che possono pensare le persone, ma per me è importante, anche se è virtuale, per me è importante avere il vostro supporto, e me l'avete dimostrato e vi ringrazio tanto tanto tanto. Non mi avete riempita di domande, anzi, mi avete soltanto offerto il vostro, appunto, il vostro affetto, e per me, insomma, non sapete quanto significhi per me, significa davvero tanto, quindi insomma, un grazie di cuore ve lo devo. Purtroppo ho finito anche la Coca Zero e devo bere acqua. Io di solito Coca Zero la bevo solo quando ceno, per il resto bevo sempre acqua, però quando mangio qualcosina, se non un bicchiere di Coca Zero, ragazzi, la dipendenza si fa sentire, una brutta cosa. Comunque questo davvero ci tenevo a dirvelo. E poi naturalmente, vabbè, come è normale che sia, perché se sei un personaggio pubblico, comunque se ti esponi come faccio io, è normale che ci sia anche questo, ma ci sono state anche tantissime speculazioni sul perché ci siamo lasciati, sul perché ho preso questa decisione, sul motivo, eccetera. Voglio dire, voi sapete che io non voglio, non posso parlarne per rispetto, è quello che ho già detto, rispetto verso Tomas, che appunto non ha mai chiesto di essere inserito su YouTube, che la sua vita fosse inserita su YouTube. Certo, si è sempre fatto filmare con piacere, eccetera, però non è giusto, non sarebbe giusto per me andare a spiattellare le nostre cose private, quindi non posso stare qui ad elencarvi i motivi della nostra separazione o il motivo, eccetera eccetera. Però ho visto tante di quelle speculazioni e alla fine, voglio dire, il perché, so che la gran parte di voi magari non interessa, cioè, nel senso, vi interessa ma non andate a chiederlo perché siete educati, eccetera. Però qualcuno l'ha fatto, ma non voglio dire che se qualcuno mi chiede il perché è una persona maleducata, anzi, perché io capisco benissimo la curiosità, anzi, se io seguissi una youtuber e lei si lasciasse dopo un anno e qualcosa di matrimonio, anch'io sarei super curiosa di sapere il perché. Quindi capisco benissimo, in realtà, però in realtà capite che il perché non cambia nulla, perché è una scelta che io ho dovuto fare, è una scelta che ho fatto, dalla quale non cambio, non torno indietro, non cambio indietro, non cambio idea, non torno indietro, e quindi fidatevi di me, il perché non ha tanta importanza, è molto più importante che sappiate che io sto bene, che era quello che dovevo fare, che insomma sono piano piano, sto ritornando ad essere me stessa, la me stessa sorridente che tutti conoscete, è sempre super positiva e è sempre più serena. Poi mi avete chiesto in tantissimi come mai sono ancora in questa casa e se sono da sola, eccetera. Sì, sono da sola qui e rimango da sola qui molto probabilmente fino a quando non potrò tornare nel mio appartamento. Quindi per adesso è così, quindi mi vedrete ancora per un po', penso, in questo appartamento. E naturalmente, ragazzi, è un periodo di grossi cambiamenti per me, quindi vi tengo aggiornati man mano, ecco, posso dire così, però sappiate che piano piano sto sempre meglio, che insomma, poi voi lo sapete, io sono una persona molto forte, non ho paura di stare da sola, non ho paura di prendere determinate decisioni, anche se mi sembrano più grandi di me, e vorrei anche dire, anche se non dovrei rispondere a queste critiche, vogliamo chiamarle così, è molto triste
che venga detto, io ho letto dei commenti, no? E poi la penso molto in generale perché a me dà fastidio relativamente, però è un po', mi dispiace che ci sia ancora questa mentalità, no? In Italia, o comunque che in generale ci sia ancora questa mentalità del ma se tu ti sposi, qualsiasi cosa succeda, devi restare, no, perché se non si sa che cosa succede in una coppia, non si può dire se tu ti sposi devi restare in quel matrimonio per sempre, perché non si sa che cosa succede, e molto spesso invece è meglio lasciarsi piuttosto che magari vivere una vita infelice. Questa è la mia opinione, penso che sia insomma una cosa insomma intelligente, no? Insomma, a meno che uno poi non voglia vivere nell'infelicità soltanto perché appunto si è sposato, insomma, questo è come la penso io, però mi è capitato di leggere tanti di quei commenti, oppure chi mi diceva, ma tu ti sei sposata con così tanta facilità, perché poi se dopo un anno, sì, ma ripeto, nessuno sa che cosa è successo, nessuno sa, e non mi piacciono nemmeno tutte queste speculazioni, ma c'è stato un tradimento, queste cose, no ragazzi, cioè, no, non c'è stato, ogni volta che qualcuno si lascia deve esserci stato un tradimento, no. Ma che poi mi fa anche ridere il fatto che, più che mangiare sto parlando in realtà, che mukbang è, comunque, ho visto dei video, non li ho guardati, ma ho notato le anteprime, eccetera, di persone che io non conosco, di cui io non so nulla, non so chi siano, mai visti nella mia vita, mai sentiti, mai visti nella mia vita, che fanno video dicendo, mettendo nel titolo Nicole e Tomasi, Nicole si separa, tutta la verità. Ragazzi, io queste persone non le conosco, ripeto, mai viste, mai sentite, quindi quale verità potranno mai dire sulla mia relazione se non mi hanno mai vista nella loro vita? Ok, ho dovuto cancellare dei file dalla memory card che era piena oggi, proprio non posso filmare in pace tra questo cavalletto. No, comunque stavo dicendo, mi fa veramente... Cioè, quale verità può raccontare sulla mia storia una persona che non mi ha mai vista nella sua vita, non mi conosce, non sa nulla, se non quello che io mostro nei video? Mi fa troppo ridere, ragazzi, perché, cioè, la gente è talmente tanto alla ricerca di visualizzazioni e quindi di un riscontro economico, che si mette addirittura a fare video del genere, gente che mette il mio nome nel titolo o comunque che parla di me per fare, no, polemica, chiacchiere, eccetera, ed utilizzare un momento della mia vita che è molto delicato per i loro scopi. Non solo mi fa ridere, ma mi... non so come dire, mi fa perdere un po' la speranza nell'umanità, se vogliamo dirla così. Comunque, sì, volevo soltanto menzionare queste cose, ecco, non cadete nelle trappole di persone che appunto parlano della mia storia o parlano di me quando non mi hanno mai vista e non hanno idea di chi io sia, perché io sono fondamentalmente dell'idea che non si debba dedicare video per parlare male o comunque per speculare sugli altri, nemmeno se li conosci, ma tantomeno se non li conosci, provo a dire cosa hai da dire. Comunque, questo è la perla di saggezza mia di lunedì a ora di pranzo. È tornato Gatto Demer. Comunque, stavo pensando di fare il secondo e il terzo buco, che io già avevo in realtà, ma di farli nuovamente da questa parte. Quindi magari due qua e uno qua. Cioè, io già ho i buchi, insomma, i lobi forati, però vorrei fare due buchi qua accanto e un altro qua. Consigliatemi, secondo voi è una buona idea oppure no? Voi li avete, vi siete stufati? Non so, fatemi sapere. Che tipo De Mesa, lei ha tutto l'orecchio, si è fatta tutto, ha tipo un piano di orecchini per il suo orecchio, che è una figata pazzesca ed è strafigo. E ha fatto venire voglia anche a me, vi dico la verità, già quando siamo state ad Amsterdam l'ultima volta, avevo questa mezza idea di andare dal piercer a fare, però il nostro piercer di fiducia ad Amsterdam era in ferie, proprio quella settimana, quindi non l'ho fatto, però datemi un consiglio, se secondo voi potrebbe starmi bene oppure no, boh, non lo so, sono curiosa.
Io lo so che non fanno bene, lo so che non sono la cosa più sana a questo mondo, anzi, ma ragazzi, le mozzarelline con la panatura non sono la cosa più buona al mondo, cioè secondo me sono la cosa più buona al mondo, forse dopo il sushi, mi fanno impazzire. A volte ho queste voglie, e avete presente tipo come le donne incinte, io a volte ho una voglia terribile e quindi mi ordino queste schifezze pazzesche. Gatto Denver si è messo sulla sedia qua, Gatto Denver, comunque, tanto perché voi lo sappiate, che è giusto un po' invadente, eh? E comunque, altra cosa che volevo dire, perché tanti messaggi che ho ricevuto erano anche di ragazze, di donne, che vivono una relazione che sanno di essere sbagliata, ma che non hanno la forza di uscirne, di prendere la decisione e di uscirne. Anch'io ero così fino a quando ho perso un sacco di anni della mia vita e poi mi sono promessa a me stessa, e queste sono secondo me le promesse davvero importanti nella vita, ho promesso a me stessa che non avrei più perso tempo della mia vita per una relazione che so essere molto sbagliata. E quando ti prometti una cosa del genere poi lo fai. E se siete però nella situazione che dite, molte mi hanno scritto questo, io ho paura di rimanere da sola, ragazza, mi dispiace tanto che voi vi sentiate così, perché non dovete avere paura assolutamente di nulla, non rimarrete sole, sarete single, ma avete comunque tutti gli amici, la famiglia, non siete da sole, e comunque a volte, anzi sempre, è meglio stare da soli piuttosto che con una persona che non ti rende felice, perché ripeto, ti precludi la possibilità di conoscere una persona che davvero ti fa sentire felice, che può essere un altro compagno, ma che può essere anche tu. Possiamo renderci felici anche da soli. E come vi avevo già detto in un video, prima di trovare la persona giusta bisogna imparare a stare bene da soli. E questo è un discorso che è molto importante per me e spero davvero di riuscire in qualche modo, nel mio piccolo, in qualsiasi maniera, a darvi una mano per quanto riguarda questo, perché anch'io ho sempre avuto amiche che lasciavano i fidanzati senza problemi. Ero di quelle che diceva, cavolo, ma come fa così? Cioè, senza, non lo so, mille ripensamenti, o senza l'affetto, il cuore che si mette in mezzo, che dice no, no, io sono sempre stata così, quindi vi capisco, però vi prego, pensate prima a voi stesse, perché se non ci pensate voi, a voi stesse, a tirarvi fuori dalle situazioni sbagliate, dalle storie sbagliate che non vi fanno sentire bene, nessuno potrà farlo per voi. E quindi pensateci molto molto bene, se sapete che la storia che state vivendo è sbagliata, non aspettate nemmeno un giorno per chiuderla, perché poi ve ne potreste pentire, ecco. E basta, questo era piccola parentesi, giusto per rispondere ai messaggi che sto ricevendo in questo periodo, che sono veramente tanti, tanti, tanti. Quindi comunque scrivetemi per qualsiasi cosa, se volete che io faccia un video su qualsiasi tema, scrivetemelo, mettete pollice in su a chi mi fa la richiesta e io lo farò. Ok, in qualche modo sono riuscita a farmi la doccia senza bagnare le ciglia e i capelli, non è stato per niente semplice. Adesso mi sono vestita, questo è l'outfit di oggi peraltro, ho gli over the knee boots, cioè gli stivali sopra il ginocchio, e questo abito che sinceramente non ho idea di dove ho preso, forse da Max Mara, ma non ne sono certa. E qui c'è l'outfit di Gatto Denver. Questa sarà la borsetta di oggi, una delle borse che uso di più, la Jumbo Chanel, e trench, ombrello perché sta per piovere di nuovo, in questi giorni il tempo fa un po' schifo, e basta, adesso mi trucco, ovvero farò solo la base perché appunto non posso truccare le ciglia, gli occhi, e poi vado dal commercialista, e questa è la busta
piena di fatture che porterò al commercialista, roba molto molto interessante immagino per voi, però questa è la vita di una youtuber, c'è dietro le quinte e c'è anche, ci sono tutti i viaggi e le email al commercialista, quindi adesso mi preparo. Segato Denver mi permetterà, buio totale, Segato Denver mi permetterà di prepararmi, vero caro Denver? Sta là e annusa, mamma mia, sono, ok ci sono, sta là e annusa tutti i pacchetti. E beh sì, adesso vado a lavare la Beauty Blender e sì, e farò la base trucco. Ok, trucco di oggi è soltanto fondotinta, correttore e un po' di terra. Ho fatto anche le sopracciglia, anche se non so se mi stanno tanto bene, perché quando non trucco gli occhi è stranissimo avere le sopracciglia disegnate. E poi ho messo un filo piccolo, cioè un po' di mascara, un filo di mascara anche sotto gli occhi. E tra l'altro volevo sentire Chiara oggi, ma lei si è liberata adesso che io devo uscire dal commercialista, quindi siamo rimaste che ci sentiamo domani. E niente mia family, adesso mi incamminerò con tutte le fatture che ho, devo portare dal commercialista. E noi ci vedremo dopo. Mia family, non ho filmato per un po', e in realtà adesso è parecchio tardi, ma ho passato la serata con una mia amica, abbiamo cenato assieme, abbiamo chiacchierato, e niente, adesso invece vado a nanna, quindi scusatemi se appunto questi vlog sono un po' sconclusionati, come vi dicevo nell'altro video, so che mi capite, e quindi insomma, questo mi dà tanta forza e mi aiuta tanto. Quindi però ci tengo comunque a passare le giornate con voi, a stare un po' con voi, a chiacchierare con voi, a farvi vedere quello che è la mia quotidianità. Quindi niente, niente di interessante forse in questa giornata, non lo so. Domani comunque sarà una giornata molto importante perché andrò dall'avvocato per finalizzare i documenti per la separazione, quindi per il divorzio, quindi insomma, statemi vicino anche se virtualmente perché ne ho davvero bisogno del vostro supporto, del vostro sostegno. Ripeto, anche se virtuale, per me è importantissimo leggere i vostri commenti, i vostri messaggi, sapere che mi siete vicini. Quindi, niente, adesso vado a nanna, vi mando un bacio grandissimo, spero che questo video sia lungo abbastanza, interessante abbastanza, non lo so, io mi faccio sempre mille problemi e mille dubbi prima di caricare i video, ma mi conoscete quindi sapete che è così. E niente, un bacio grande, un abbraccio e vi voglio bene. Buonanotte.